Sì. Io Bruno sono una persona, una delle tantissime persone che ha ricevuto questo provvedimento di cassa integrazione straordinaria dall'azienda Sigma Tau. Un provvedimento, diciamo così, la cosa più scandalosa è che non ci è stato comunicato nessun tipo di criterio riguardo a questo provvedimento. L'azienda non ha, come avrebbe dovuto, non ha subito proposto una cassa integrazione straordinaria a rotazione o un contratto di solidarietà che riuscisse per ormai a spalmare questo disagio aziendale di fatturato su tutti i lavoratori, in parti più o meno uguali, almeno le parti in cui poteva farlo. L'ha fatto in maniera così, senza nessun tipo di criterio, sparando nel mucchio una mitragliata, e ha mandato queste 400 lettere tra lavoratori interni e lavoratori esterni, informatori del fatto, senza guardare nessun tipo di situazioni. Ha mandato moglie e marito fuori, ha mandato gente con delle problematiche, ha mandato gente che aveva riconosciuta professionalità in azienda, lasciando anche scoperti alcuni tipi di settori chiave, sia ricerca, in produzione, in tutte le parti. Quindi quasi a voler affossare l'azienda, sembra quasi un paradosso, so che per ristrutturare un'azienda tu una selezione, una non selezione praticamente affossa l'azienda, quindi esattamente il contrario. Infatti non ha fornito nessun tipo di spiegazione, quando sia a livello personale o a livello attraverso la RSU uno ha chiesto spiegazioni, ha chiesto quale fosse anche se assurdo il criterio adottato, non è stato comunicato niente, solo un generico riorganizzazione aziendale che vuol dire tutto e niente, in questo caso niente. Ma per quale motivo si licenziano delle persone? Motivo, qua viene forse la parte più dolorosa per un lavoratore, il motivo è ufficiale, è quello di una crisi aziendale. Questa crisi aziendale non convince nessuno, ma non solo i lavoratori che sono stati colpiti, che potrebbe essere una reazione normale, ma anche chi sta dentro e tra virgolette non lo può neanche dire esplicitamente, perché ci sono anche delle forme di pressione psicologica su chi è rimasto dentro. E una crisi che poi non si vede a livello, perché questi sono tante società che ruotano intorno alla società Casa Madre, che è questa qua, il sito di Pomezia. C'è anche una società, la Enson, americana, che ha acquisito la Sigma Tau un paio di anni fa per 300 milioni di euro, quindi per una somma molto importante. Ma pure quella risulta in crisi? No, quella non risulta in crisi, però loro un fortissimo attivo, solo che lì però loro dicono che si sono indebitati con la banca Intesa, che è peraltro al 5% di proprietà dell'azienda, del resto 95% è della stessa proprietà, adesso dei figli del dottor Claudio Cavazza, e il 5% però di Banca Intesa. Poi questa è una cosa curiosa, perché insomma Banca Intesa con Passera, poi siamo andati sotto il ministero al Mise e siamo stati praticamente ignorati, sì ricevuti, ma proprio era meglio ignorati, quantomeno c'era una correttezza di intento. La regione ha fatto la stessa cosa, proprio in medesima, in tanti incontri, rimangiandosi anche parole date, non andando mai a verificare bene nemmeno il bilancio grossolano, perché ovviamente il bilancio va fatto di tutte le aziende, no? L'algebra va fatto di tutte le aziende, più o meno, se tu ti fossilizzi solamente a questa come meno, è normale, anche perché tua azienda negli anni scorsi hai provveduto a spostare farmaci che portavano un dischetto fatturato in altre aziende del gruppo. E adesso questa sembra un po' come ha fatto l'Italia, insomma, no? Ha diviso good company, bad company, e poi il problema era solamente la bad company. Quindi questo è un giochino anche abbastanza palese agli occhi di tutti. Quindi questa crisi di fatto non c'è. C'è una leggera flessione, ma in un momento del genere qual è l'azienda che non ha flessione? Ma leggera flessione poi non giustifica 569 casse integrazioni, che poi non è una cassa integrazione. Dopo 40 anni di forte attivo. Certo, perché non è una cassa integrazione poi questa, è un licenziamento pagato dall'INPS travestito da cassa integrazione, perché se tu l'avessi voluto fare facevi un contratto di solidarietà, che il sindacato già e i lavoratori ti avevano appoggiato moralmente, così tu cercavi un attimino di risollevare l'azienda. O subito una cassa integrazione straordinaria a rotazione, ma da subito, non dopo contrattazioni, poi forse, poi ancora non si sa, perché un accordo non c'è.
quindi tu volevi mandare solo via delle persone risparmiando quei soldi dello stipendio che intanto paga l'Inps. Che questo è di fatto, il fatto è questo. Tu che posizioni avevi nella Sigma Tau? Stavo in ricerca e sviluppo, un'area aziendale che è stata colpita con 71 unità, tra cui io, peraltro l'azienda ha ancora 99 lettere di cassa integrazione negli uffici che con velate minacce, anzi velate forse nemmeno tanto, minacce, ogni tavolo presenta il sindacato e ancora ci sono queste 99 posizioni aperte, come per dire non esageriamo anche nella protesta, perché se no invece di 400 andiamo ad andare subito a 500 e poi arriviamo a 569, che peraltro è il numero che loro hanno richiesto.